Durante la stagione estiva, molte persone, spinte dal desiderio di regalarsi una vacanza, possono incappare in una truffa tipica di questo periodo dell'anno e commessa tramite internet, detta truffa nigeriana. Per riconoscerla, ascoltiamo i consigli del dottor Carlo Solimene, dirigente della seconda divisione del servizio Polizia Postale. Una delle truffe più ricorrenti sul web in questo periodo è la cosiddetta truffa nigeriana per la locazione di appartamenti e ville in località turistiche note o notissime. Diamo dei consigli per evitare di incorrere in questo tipo di truffa. Certamente la presenza nel testo dell'offerta di riferimenti a utenze soltanto non fisse, la presenza invece di una corrispondenza soltanto via email, la forte sproporzione tra il valore di mercato e il valore offerto per la locazione, o anche un testo sgrammaticato, o ancora la velocità, per esempio, con la quale si richiede il passaggio della caparra per la locazione, questi sono tutti segnali di pericolo sui quali conviene fare un momento di riflessione in più.